Vi do il benvenuto su Dayland Channel. Oggi vi eh, illustro un piccolo progetto per iniziare ad utilizzare la scheda Arduino. Qui ho già la mia scheda Arduino 1 eh, fissata con degli elastici su una breadboard. Eh, per fare questo progetto, che in pratica consiste nel far lampeggiare un LED eh, collegato al pin 13 eh, dal lato digitale fa lampeggiare un piccolo LED mediante appunto la scheda Arduino. Quello di cui avete bisogno è un LED, un resistore da um, 10 ohm, due fili, due cavi spellati e attorcigliati ai lati. Volendo, è possibile anche uh, comprare dei set di cavi fatti apposta per breadboard. Praticamente al, al termine del cavo c'è un connettore che rigido che è fatto apposta per essere inserito all'interno dei forelli della breadboard. Spiego velocemente perché uh, sta iniziando ora il funzionamento di una breadboard. La breadboard è molto utile per mh, prototipare i, uh, i primi circuiti, i primi progetti e funziona in questo modo. Ci sono come vedete divisa in 1, 2, 3 e 4 parti. In realtà queste qui sono mobili, si possono togliere. La vera breadboard è questa qui al centro. Queste due che vedete al lato, quindi questa e questa, sono le piste di alimentazione. Qui i, uh, dovete sapere che nelle breadboard tutti i, um, i fori sono collegati tra di loro. Sono collegati in due modi diversi. Nelle piste di alimentazione sono collegati in orizzontale. Quindi vanno, le piste vanno in questo modo e ne avete due, una per il positivo e una per il negativo. Quindi sostanzialmente create una um, grande multipresa o sciabatta per portare l'alimentazione in tutti i punti della breadboard di cui avrete bisogno e questo lo ritrovate anche sotto. Al centro i fori sono collegati tra di loro in orizzontale, quindi in questo modo e servono per collegare ad esempio più um, componenti uh, tra di loro e uh, stesso in questo progetto andremo a vedere come per prima cosa assicuratevi di avere i fili abbastanza lunghi uh, per raggiungere il punto della breadboard dove inseriremo il nostro led io qui per distinguere positivo e negativo ho messo un, una gocciolina di stagno sul negativo del mio led quindi Posizioniamo il LED in un punto della breadboard e infiliamolo in due piedini. Ora sul positivo dobbiamo andare ad applicare il resistore, quindi dato che i fili sono collegati in orizzontale mettiamo il, il resistore nel piedino immediatamente successivo al LED e poi... l'altro in un altro pin sempre della stessa linea fino a che non lo avremo fissato in questo modo poi prendiamo il, um, il negativo che è il ground e lo colleghiamo immediatamente dopo il negativo dell'ed o anche in un altro punto della stessa pista e lo colleghiamo al ground della porta digitale di Arduino in questo modo. Poi prendiamo il cavo, nel mio caso giallo, ma sarebbe il positivo e lo infiliamo un, una parte dopo la resistenza. Importantissimo sempre di poter rispettare le piste e l'altro lato nel pin 13 nel pin digitale numero 13 dovremmo avere qualcosa del genere lo snap se volete rendere questo circuito e qualsiasi progetto voi ehm, realizzate indipendente dalla porta usb per alimentare l'arduino o da un alimentatore avrete bisogno di uno snap da 9 volte che non è altro che il connettore per la pila a 9 volte e va applicato sulla batteria. Il più e il meno dello snap vanno collegati al primo blocchettino di connettori dove vedete scritto reset 3.3 volt 5 volt ground ground e bin. In realtà questo connettore voi lo dovete collegare il negativo al ground e il positivo alla scritta bin. La scritta PIN nella um, scheda Arduino uh, consiste uh, praticamente nell'alimentare, nel fornire all'Arduino la corrente necessaria per l'alimentazione. Quindi, principalmente, serve a questo. Collegato in questo modo, vedete che se applicate la batteria, la scheda Arduino si accende. Per far partire il circuito, basterà premere in questo caso, io già ho già caricato il codice. Basterà premere il, um, o il pulsante di reset oppure, se siete fortunati, o generalmente si avvia in automatico. Qui ho già caricato il codice quindi funziona già con le modifiche che ho apportato. Ora colleghiamo il connettore USB quindi non avremo bisogno dell'alimentazione esterna. Collegando il connettore USB si accende la scheda e parte anche il circuito, ma a noi interessa di aprire l'Arduino IDE. Forse non si vedrà bene il codice, però cerco di spiegarlo a voce. Nella sezione file scegliete examples basic e blink. Quindi si aprirà il sorgente del lampeggio, diciamo. Qui voi avrete dove vedete scritto void loop quindi qui cerco di evidenziarlo void loop al di sotto avrete questo valore che vi ho evidenziato se aprite l'arduino vedete, vedete che c'è scritto 1000 in realtà quel valore è il tempo quindi saranno i secondi in cui um, il led si accenderà e si spegnerà senza apportare modifiche con il, col connettore collegato al computer e eh, selezionato la scheda Arduino da Tools, Board, Arduino 1 o Arduino 2009, dipende da quello, dalla scheda che avete, selezionate e avendo selezionato la porta COM, selezionate l'upload, vedete Uploading to I.O. Board, vedrete delle luci che lampeggiano sull'Arduino e poi Done Uploading con le informazioni sulla grandezza in kilobyte no, in byte, scusate, dello sketch. Come potete vedere già ho caricato il codice, il nuovo codice che fa comportare il LED in maniera diversa. Capirete che modificando questo valore che, che vi ho evidenziato, quest'altro, quindi il primo delay, il secondo e anche questi altri due, dove avete scritto High e Low, voi potrete decidere l'intensità del lampeggio e il tempo quindi il tempo in cui eh, sarà acceso, il tempo in cui sarà spento e a che intensità. Um, ora vi do una piccola dimostrazione: vedete, col, col nuovo codice caricato, io scollego il connettore USB e collegando la batteria, vedete, alimento il, um, il circuito. Questo è un progetto. Um, ottimo per iniziare a prendere confidenza con, uh, con la scheda Arduino um, sperando, che nel prossimo, sperando che prossimamente possa pubblicare un video Sulla realizzazione di un videogioco con, con la scheda Arduino Che sarebbe il Pong Quindi il primo videogioco della storia Il classico tennis con, um, in, bianco, in bianco e nero Da Dailandoke okay Channel è tutto Ci vediamo al prossimo video